Nadia Toffa, la chemio è dura, ma io non mollo. Si è presentata sul palco per ritirare un premio giornalistico con la sua grinta intatta. La nota giornalista e conduttrice del programma televisivo Le Iene, Nadia Toffa, torna a far parlare di sé. Il silenzio mediatico riguardo ai suoi gravi problemi di salute è stato interrotto in seguito al conseguimento di un premio giornalistico che la vede protagonista. Assente domenica sera alle Iene, video. A causa di uno stato fisico molto debole, la Toffa ha deciso di andare a ritirare personalmente il primo premio ed è stata assalita dai giornalisti. Le domande incalzanti erano concentrate sul cancro contro cui sta combattendo. Salita sul palco, ha dichiarato che questo riconoscimento è molto importante in questo momento della sua vita. Ha dimenticato la malattia, il cancro, per qualche ora, e i suoi ringraziamenti vanno alle migliaia di fans che la incitano a continuare a lottare. Il premio giornalistico va ad un suo reportage che riguarda la prostituzione minorile a Bari. In questa inchiesta la Toffa mostrò la vergognosa condizione di alcuni bambini costretti a vendersi per denaro. Puntualizzò che si trattava di un giro che interessava un'area molto importante a Bari, vicino allo stadio San Nicola. La gravità della situazione portò il governo e le forze dell'ordine a prendere seri provvedimenti. In questo momento non riesce a continuare a firmare nuovi articoli e reportage, dato che la cura a cui si sta sottoponendo è molto forte. Ciò nonostante non vede l'ora di tornare a lavorare e a dare il suo contributo contro le ingiustizie. Una voce importante del programma Le Iene che attende il suo ritorno e la sua collaborazione. Sul palco e nel momento delle interviste, la Toffa ha mostrato la grinta che l'ha sempre caratterizzata. La sua denuncia continua nonostante si mostri molto debole. I giornalisti hanno poi spostato l'attenzione sulle sue condizioni di salute. La voce bassa e una evidente perdita di peso hanno fatto comprendere la gravità della malattia. Molti fans che stanno seguendo l'evolversi della situazione, ma che lei ha rassicurato. Secondo le sue dichiarazioni, nonostante la chemio sia molto debilitante e i giorni si alternino tra buoni e meno buoni, non ha intenzione di abbattersi. Le migliaia di persone intervistate nell'arco della sua carriera che hanno affrontato questa malattia le fanno da esempio. La Toffa lascia la sala e i giornalisti con una ultima frase e cioè che non si lascerà sconfiggere dal cancro che l'ha attaccata.